Preoccupa questo flusso dei Balcani e non tanto quel che riguarda magari lavoratori o persone che arrivano da quelle zone nella nostra regione o di passaggio o per motivi di lavoro piuttosto che di vacanza, ma per il flusso di clandestini che continuano ad arrivare in qualche modo proprio dalla rotta balcanica. Questo è un tema che ci preoccupa moltissimo, è un tema che in qualche modo ho avuto la possibilità di far presente l'altra settimana al ministro Lambrogese chiedendo se era possibile intensificare i controlli sui nostri confini. Lei mi ha assicurato che questi controlli sono stati intensificati, sono stati rilevati dei passaggi importanti di clandestini che addirittura si posizionano sotto i camion per riuscire a passare appunto il confine e quindi da questo punto di vista intensificava e intendeva intensificare maggiormente questa opportunità. È chiaro però che sì, qualora non ci dovessero essere delle condizioni migliorative, la chiusura dei confini è un argomento che deve essere posto all'ordine del giorno. Non possiamo mettere a rischio la salute dei nostri cittadini. Ora credo che nessuno, in questo momento nessuno vieta a nessuno di andare in Croazia, però credo che l'amministrazione regionale con molta lungimiranza abbia messo in atto delle precauzioni. Perché sembrava lunare, no? Chiudere le scuole a fronte di zero contagi, però proprio questo sistema di prevenzione ha fatto sì che la nostra regione in qualche modo è riuscita a passare il periodo di emergenza senza grossi danni, tenendo in considerazione che anche 300 morti per me sono un grossissimo danno, perché Certo, certo. una vita umana non può essere considerata meno di 100. Quindi, credo che, e qua faccio un appello ai miei concittadini, credo che sì, tutto sommato si tratta di responsabilità, ma responsabilità nei confronti di noi stessi, ma nei confronti anche degli altri.